Zitti, sta per andare in onda i ragazzi di Padre Tobia. Rosa, rose, rose, ma com'è difficile il latino. Chi mi aiuta a fare la lezione sulla prima declinazione? Io. Oggi merenda sui prati, io metto pane e ciliegie. Avanti coraggio, avanti coraggio. Chi mette il formaggio? Io. C'è un film che mi piace, con i cavalli, i pistoleri e gli sceriffi. Ma non posso venire, chi mi prenda 100 lire? Io. Chi trova un amico trova un tesoro. Noi siamo i ragazzi più ricchi del mondo. La cosa più importante è non essere solo. Trovare ogni istante uno che ti consigli, che ti porta la mano. Nei momenti belli e brutti di ciascuno. Trova un tesoro. Noi siamo i ragazzi più ricchi del mondo. Chi trova un amico trova un tesoro. Noi siamo i ragazzi più ricchi del mondo. Eppure, secondo me è caduto qui. Proprio così. Sono quelli che ti dicevo. No, per questo puoi stare tranquillo. La storia del tesoro la sanno tutti qua in giro. Ma nessuno l'ha mai trovato. E noi invece sì. Sì. No, guarda qua. Un aeroplano. Ah, ecco cosa cercavano quei mocciosi là fuori. È meglio portarlo via. Lo lasceremo in un prato. Così non verranno a cercarlo proprio qui. Tutto regolare? Oh, sì, perfetta regola. E così l'unico creditore nei nostri confronti è lei adesso. Oh, si trattava di due piccole imprese, non erano in grado di aspettare ancora. Ho pensato bene di saldare io il debito. Prima di far iniziare i lavori avevo parlato chiaramente e tutti si erano dichiarati disposti ad aspettare. Oh, lei sa come succede in affari, non si possono mai fare previsioni sicure. E adesso? Qual è la sua previsione? Beh, io penso, spero, di riuscire a trovare una soluzione conveniente per tutte e due le parti. Siete clienti particolari, voi. Per il momento, gliel'ho già detto, la parrocchia non dispone della somma necessaria. Lo so. Ed appunto per questo io parlavo di una qualunque soluzione ragionevole, soddisfacente. E in concreto, di che soluzione si tratta? Ecco, per esempio voi avete qui intorno del terreno. Io offrirei un buon prezzo. Lo prevedevo. Ma le dirò subito che il terreno della parrocchia non si vende. È l'unico angolo verde rimasto per i ragazzi della borgata. Ma con ricavato potreste lo stesso fare molte cose utili. Io offrirei un buon prezzo. No, quel terreno non si vende. E se non potremo realizzare palestre o campi da gioco, andrà bene anche così com'è. Almeno i ragazzi respireranno un po' d'aria pura. Si è mai guardato intorno in questa borgata? Un alveare di cemento e di asfalto.
ma non sono stato io a creare queste condizioni. Io posso convenire con lei che sono spiacevoli, ma non penso che spetti a me di modificarle. Spetta a tutti gli uomini di buona volontà. La prego, padre, io non sono venuto qui per discutere di certe cose. Io ho un credito e intendo che mi si paghi al più presto. Questo sì che è un discorso chiaro. Aspetterò un mese, non un giorno di più. O pagate o cedete il terreno. Il terreno no. È quello che vedremo. Del resto, la scelta non spetta a me. E se avete un modo di trovare il denaro... Cercheremo di trovarlo, signor Varenni. Accadono tante cose in un mese. Arrivederci. Buongiorno. Agimè! Dai, 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 dai! Agimè! Bel colpo, Gianni! Ma anche Bebbi è stato in gamba. Se continua di questo passo, ragazzi, finisce che ci mandano ai campionati nazionali. Proprio così! Buongiorno, ragazzi! Buongiorno, padre! Mi dispiace, ma dovremo rimandare la lezione di oggi. Oh. Un impegno urgente. Beh, va tutto bene? Sì, padre, Gianni è un cannone! Dovete vedere Gianni e Bebbi, padre. Roba che nemmeno in Giappone. Sì. Proprio così! Non dirmi che pensi già alle Olimpiadi, eh? Alle Olimpiadi no, ma ai campionati nazionali sì. Diciamo quelli parrocchiali. Ci sono? No, ma potremmo istituirli noi, non ti pare? Giusto. Bene, arrivederci a domani, ragazzi. Arrivederci, ragazzi. Ah, padre Tobia? Sì? Visto che non c'è lezione di judo, si potrebbe fare un incontro di calcio fuori. Sì, ma sì, certo, certo. È una buona idea. Lei aveva detto che forse si poteva comprare quel pallone. È buono, quasi nuovo. Certo, quanto costa? Sì. 2000 lire. 1000 le abbiamo messe insieme sì, noi. Sì, sì. Beh, vediamo un po'. Ecco qua. 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Queste servono per l'autobus. Va bene. Ecco qua. Ecco qui, 900 lire. Vedi se possono bastare. Grazie. Grazie. Quindi niente, visto che gioco anch'io, devo mettere la mia parte, no? A domani. Allora, andiamo a divertirci? Certo. Dopo devi venire in un posto con me. Certo, di che si tratta? Una cosa importante. Tutto un piano da studiare. Ne parleremo dopo. Una slogatura. Ci ho messo un impacco. Un uovo sbattuto. Ma cosa hai fatto? C'è anche il giallo. E la Chiara, quella bianca che fa bene le slogature. Tu invece hai fatto la frittata. Che ne vuoi sapere tu delle medicazioni? Me l'ha detto un farmacista. Cosa t'ha detto? Me l'ha detto e basta. Che volevi? Io? Niente. Mi hanno mandato i ragazzi.
Perché io gli ho detto una cosa. E allora? Io prima stavo lì sotto la finestra a ritirare i panni che la mamma aveva steso e ho sentito un discorso. E tu invece non lo dovevi sentire. Mica l'ho fatto apposta, ero lì. Pare impossibile, ma tu lì ci sei sempre. Se padre Tobia non paga il debito, gli tocca vendere tutti i prati. Che? Hai visto che è importante? Ora te lo spiego per bene. Queste cose le dovete dire a Toto. Ritornate quando c'è lui. Toto è tuo marito? Certo, e chi deve essere? E quando ce lo troviamo? Stasera. Alle 8? Alle 8 c'è di sicuro. Bene, torneremo alle 8. Non andare mica qui adesso? No, no, vanno via. Guarda che aria si danno. Per me non ci sono dubbi. Quei due si vogliono mettere d'accordo con Toto per cercare il tesoro. È gente che sa il fatto suo, quella. Prima di muoversi si copre le spalle. Toto ha la casa a due passi e potrebbe scoprirlo. Allora fingono di mettersi d'accordo con lui. Poi, al momento buono magari, gli lasciano soltanto le briciole. Ma hanno fatto i conti senza di noi. Proprio così. Poi il tesoro appartiene a padre Tobia. Padre Tobia magari no, ma la parrocchia sì. Il convento, insomma, quello che ci è rimasto è della parrocchia. Ma il tesoro dov'è? Magari si potesse sapere. Qui dentro ho qui un buio. Forse quei due hanno trovato la pianta, come nell'isola del tesoro. L'hai letto l'isola del tesoro? Capirai, 10 anni fa l'ho letto. E non letti altri mille di romanzi dove c'era un tesoro e una pianta. Ma a che serve? Ci vorrebbe questa pianta. L'unica cosa da fare... è questo. Piano! Ti ho detto tutto! Tutto! Non è stata zitta un momento! Lo sa anche lui del tesoro! Lo sai? Davvero? Lo sa! Ma cos'è che sai? Niente! Come niente? State zitti un momento, acci! Accidemonio! Oh. Io so quello che mi disse Gedeone. E chi? È il sacrestano che c'era prima di me alla parrocchia. Mi disse che tanti anni fa, chissà quanti, i frati nascosero qui un tesoro, tutto di monete d'oro. E a Gedeone chi gliel'aveva detto? Un altro sacrestano, quello che c'era prima di lui. Non ti so niente di più preciso. Io non so altro. Ma almeno ci credi che la storia sia vera? Io sì ci credo. Piano! Ho fatto un sogno una volta. Mi trovavo in un convento tutto rovinato come questo. E sotto un muro c'era una lucciola che si accendeva e si spegneva. Si accendeva e si spegneva. Una lucciola! E stai zitta! Allora... Zitto tu! Zitta! Allora io cerco di acchiappare la lucciola e tiro giù una pietra.
E dietro la pietra c'era il tesoro. Il tesoro? Tutto di monete d'oro. Tutto di monete d'oro. Tutto di monete d'oro. Ma allora era proprio quello. Hai cercato qui dopo? E dove? Ma nel posto del sogno. Bravo! Non c'è. Qui non c'è un posto uguale. Io me lo ricordo bene. Si vede che era un altro convento quello. E allora perché gli omaggi l'hanno trovato il tesoro? Proprio così. Loro l'hanno trovato e noi glielo portiamo via. Ha detto Bia ancora non lo sa, ma ci pensiamo noi a pagare i suoi debiti. Bravo. Io ho già un piano bello e pronto. Intanto però dobbiamo sapere cosa gli dicono stasera a Toto e a sua moglie. Li abbiamo sentiti noi, lo arriveranno stasera alle 8. Ma come si fa a sapere cosa gli dicono? Ma piano. Cosa gli dicono? Cosa gli dicono? Come si fa? Che ne so io come si fa. Ci penso io. Sto a sentire e non mi faccio vedere da nessuno. Le so fare io queste cose. Oro. Oro. E quella cassetta è piena di cose come questa. Sì. Chiama le cose. Valgono almeno 10.000 lire l'una. A considerare solo il peso dell'oro. E allora, perché ce le vogliono dare a lui? Perché questa moneta non era nella cassetta. L'abbiamo trovata in mezzo alla terra. Ma ora bisogna scavare sotto le mura del convento. Ma ci vuole il consenso del padrone. Noi siamo gente onesta. E non vogliamo prendere quello che non è nostro. Però una ricompensa ce la meritiamo, mi pare. In questo documento è indicato il punto preciso dove si trova la cassetta. Si va, si scava e si porta via il tesoro. Sai leggere in latino? Io, in latino. Ah, peccato, sennò capivi subito che era una cosa seria. I frati scrivono tutto in latino. Senti qui. In hoc monasterio habemus nascundutus magnum tesorum. E poi ci sono tutte le spiegazioni, il punto preciso dove è sotterrata la cassetta e anche il numero delle monete. Quante sono? 1516. E tutte grosse come quelle. E se poi il tesoro non c'è? Il tesoro c'è. Ad ogni modo voi potete stare tranquilli. La ricompensa ce la date dopo. Quando l'abbiamo trovato. Noi ci accontentiamo di 1.000.000. Un premio e basta. E tutto quello che sta nella cassetta è tuo. Però se tu vuoi fare a metà, noi siamo pronti. Non è giusto, lo ammetto. Ma se tu e tua moglie volete così... No! Il tesoro è mio! Giusto, è tuo. Perciò prepara i soldi. 1.000 biglietti da 1.000 e noi non vogliamo altro. Oh, al massimo, 2 monete. Una per uno. Giusto per un ricordo. Più di così. E allora... Che si fa, Caterì? A me lo dici, che sono un uomo io. Tu fai, tu decidi. È giusto. Sei tu che devi decidere. Io ho deciso. Si fa domani, domani sera. Venite a quest'ora. Ah, questo sì che è ragionare. Toto, ti sei sistemato. E sistemato bene. Beviamoci sopra, su. Avete un litro di latte, Caterina?
Arrivo! Chi? Chi è? No, voglio padre Tobia. Pronto? Pronto? La persona non interessa, signore. Devi dirmi se hai chiamato Torre Annunziata. No. Sì. Ma voglio padre Tobia. Ma questo padre Tobia si trova a Torre Annunziata? Sì. È partito stamattina. Prendi in linea, prego. Dove? In linea, col telefono in mano. Ah, ecco. Ce l'ho! Senta! Dove andate? Signorina! Ah, non c'è! È qui! Pronto? È qui? No, non c'è! Pronto? Pronto? Padre Tobia! Quando torna? Sei tu, Giacinto? Giacinto, sei tu? Giacinto? Sì, padre, sono io! Qui i ragazzi, insomma, c'è bisogno di lei. Stasera dobbiamo... Sì? Pronto? Pronto, Giacinto? Pronto? Allora, stasera i ragazzi? Stasera? Ah, sì, stasera? C'è una festa! I ragazzi volevano fare una festa. Ma che festa? Ma hanno detto una festa. Ma non mi sembra il momento con quello che sta succedendo. Che la rimandino. Arrivederci. Arrivederci. Aspetta, sei tu che hai chiesto quell'itera urbana? Come ha detto? Sì, insomma, quella telefonata con Torre Annunziata. Io? Veramente, ecco, è stato uno dei ragazzi, Rino. Io non sono pratico. Queste telefonate costano care, si fanno solo se c'è un motivo urgente. Ah, sì. Ma io lo so. Io non le faccio mai. Nemmeno quelle che costano poco. Va bene. Vai pure. Quanto ti servirebbe? 1 milione. Un milione? Ma per chi mi hai preso? Per un miliardario o per un matto? È una cosa molto importante, si permette, te l'ho detto. E del resto, prima o poi, il denaro lo riavrai. Prima o poi, Poi? Quando? Il giorno del mai? Sono anni che mi chiedi prestiti per la tua parrocchia e non mi hai mai restituito una lira. Una! Solo perché non ne hai bisogno. Se ti occorressero, li troverei. Come sarebbe a dire? Io sono un commerciante, i soldi servono sempre. È un giro di affari. Grazie a Dio te la passi bene, zio Ermete. Cosa conta? Cosa contano dei soldi in più o in meno se hai tutto quello che ti serve? Senti che discorsi, ma per chi mi hai preso? Non sono un prete. Sono un uomo come tutti gli altri. E i conti li voglio fare come mi pare e piace. Non posso buttare al vento i miei quattrini. Lo sai quanto ti ho prestato in questi ultimi 5 anni? Lo sai? No, ma devo averlo scritto da qualche parte. Ah, devo averlo scritto da qualche parte? Lo so bene io, lo so. Non so nemmeno quanto gli ho prestato. Ecco, io mi domando chi è più incosciente di noi due. Guarda qui. 50.000, 70.000, 20.000, 80.000, 200.000, 100.000, altre 50. Altre 50, sai quanto forma in totale?
620.000. E ora mi vieni a chiedere un milione. Un milione tondo. Ma io non voglio che ci costringano a vendere quel terreno, zio. È l'unico posto dove i ragazzi possono respirare un po' d'aria pura. L'unico angolo verde rimasto. Io non c'entro niente con quei ragazzi. No, ti sbagli, zio. C'entri tu quanto me, quanto tutti, se sei un buon cristiano. Sono un buon cristiano, ma devo pensare ai fatti miei. Appunto, anche questi sono fatti tuoi. No, no, ti prego, lasciami finire. Io non voglio che tu venga a trovarti in difficoltà per causa mia. Ti dico solo, se puoi, aiutaci. Ma se in coscienza non puoi, vorrà dire che andrò a bussare ad altre porte. Ma stai certo che non mi arrenderò né davanti a uno, né davanti a 100.000, no. Senti un po', come faresti, di, come faresti a restituirmi allora questi soldi? Ti vuoi togliere di mezzo? Lo vedi che mi copri la luce? Ma che mangiati il peperone, strilli sempre, strilli. E tu stai sempre tra i piedi. È un lavoro difficile questo, e se non ci vedo bene... Io dico che non ci capisci niente, ecco. E allora vieni tu, che sei brava. Ma sentila un po', dammi le pinze. Ma non saranno solite le pile, se sono vecchie. Sì, vecchie. Le ho comprate e saranno 3 giorni. Proprio così? La vite, quella che ti ho dato poco fa. È arrivata la telefonata. Allora l'hai avvertito? No. C'era padre Agostino lì accanto, come facevo a dirglielo? E così? Ho inventato un'altra cosa. Ho detto che doveva tornare subito perché qui c'era una festa. E padre Tobia si è pure arrabbiato. Festa, hai detto? E adesso come si fa? Ti ha detto almeno quando tornava? No, no, non lo sapeva. Prima doveva parlare con un signore per i soldi e poi prendeva il treno. Ma allora se alle 8 non è arrivato? A quanto ha detto Chris, Toto ha preso appuntamento con quei due stasera alle 8. Me lo ricordo a memoria, alle 8 a casa di Toto. Lui deve preparare un milione e poi vanno a scavare il tesoro. Perciò la cosa è sicura. È per stasera. E noi stasera dobbiamo agire. Noi? Soli? È per il bene comune, no? Serve o non serve questo tesoro per salvare il prato della parrocchia? Proprio così. E allora non abbiamo scelta. Dobbiamo vedercela da soli. A meno che qualcuno di voi non abbia un'idea migliore. Perché non chiamiamo i carabinieri? Così vengono loro e arrestano tutti. Sì, sì, i carabinieri. Bravi. Così magari ci portano via il tesoro. Non lo sapete che c'è la legge per queste cose? Poi si va a finire in un tribunale e chissà quando te lo restituiscono. Se te lo restituiscono. Ma è nostro, noi, il tesoro? È della parrocchia. E allora perché lo prendono i carabinieri? Non lo prendono. È la legge. Che ne sapete voi di legge? E tu allora? Vi dico che è così. L'ho letto in un libro. Prima sequestrano il tesoro e poi magari te lo ridanno o ti danno un premio. Ma ci vuole tempo. E invece noi dobbiamo far presto. E allora non si può chiamare la polizia? Io ho detto i carabinieri. Ed è la stessa cosa precisa. Proprio così. E allora dobbiamo vedercela da soli. Se poi arrivasse in tempo padre Tobia, tanto meglio. Vai a chiamare gli altri. Io torno dopo. Adesso ho da fare in cucina. Cerca di sbrigarti perché alle 7 dobbiamo partire. Ma io devo lavare la trippa. 4 chili. Guarda che c'è bisogno di te. È una missione importante quella di stasera. Scommetto che hai paura. Io? Ma per chi mi hai preso? E allora perché lavi tutta quella trippa? Se lo dice la mia mamma, te la lava lei, è lavandaia. Ecco, puoi fare così. No, non ci avevo pensato. Avverti la mamma. Alle 7 sarò qui. Ma che c'è? Che c'è? Dobbiamo parlare di una cosa importante, ragazzi. Sarà meglio sedersi. Sta succedendo una cosa grave per la parrocchia, per padre Tobia. Non vi posso dire di che si tratta, almeno per ora. Ma prima o poi lo saprete anche voi.
È possibile che tutto si possa sistemare, ma questo dipende da noi. Purtroppo padre Tobia non è tornato e dobbiamo vedercela da soli. Chi può e chi se la sente stasera deve venire in un certo posto. Vi dico subito che ci possono essere dei rischi. E allora sarà il momento di mettere in pratica le nostre capacità di judoisti. Fino a che ora si sta fuori? Non lo so. Forse anche fino a mezzanotte o l'una, chissà. Ma è tardi. Per me va bene. Ma è lontano questo posto? No, è vicino. Un paio di chilometri da qui. Ora chi non vuole o non può venire con noi è libero di andarsene. Dobbiamo prendercela con Francesco. Certo, ha buoni motivi per andarsene. Noi ci rivedremo qui alle 7. E portatevi qualcosa per coprirvi. Siamo d'estate, ma può darsi che laggiù a una certa ora faccia freddo. E magari anche qualcosa da mangiare. Io porto un barattolo di marmellata. Io dei panini. E io un salame di quelli buoni fatti in casa. Sì, ma affettalo prima. Vabbè. Dopo non ci sarà tempo. E ricordatevi che qualunque cosa accada non dobbiamo usare violenza. Un bel colpo di judo si seba tutto. Due di voi resteranno qui. Tu, Cucciolo. Io? Sì, sì. Va bene. E tu, Salvatore. Se ritorna padre Tobia, bisogna spiegargli ogni cosa e accompagnarlo laggiù dove saremo noi. Alza, sala, che sei che sei? Facciamo giro. Facciamo giro, vai. Oh, che bel castello, Marco, miro, di Rondello. Oh, che bel castello, Marco, miro, di Rondello. Oh, che bel castello, Marco, di Rondello. Oh, che bel castello, Marco, di Rondello. Oh, che bel castello, Marco, di Rondello. Meno male. Visto, se non c'ero io, dare l'allarme. Bravo. Con questi apparecchi si riceve e si trasmette fino a 3 chilometri. Per ora uno non funziona. Se mi riesce di accomodarlo, stasera siamo collegati tra qui e là. Se no, ne facciamo a meno. La porto io la radio. Mica puoi venire, tu. Come? Non posso venire. È troppo pericoloso per una donna. Io ho più coraggio di 100 di voi. Avanti, se avete qualcosa da chiedere. Cento, sono giusti 100, un milione. Sì, tutti i nostri risparmi. E il tesoro, quanti milioni sono? E tu lo sai? Più di 15. Fai presto tu. No, sono i conti, e io li so fare, i conti. E se non c'è questo tesoro? No, parti sfortuna. E poi, io non ci rimetto niente se non c'è. 2 o 3 ore di banca, capirai. Non faccio altro tutto il giorno. I soldi li tieni tu. E se io non vengo a dirti paga, tu non li dai a nessuno, capito? Ho capito. E allora, che hai quella faccia che mi sembri un fungo? Sei allegra? Bevi? Ma tu lo sai di chi sono quelle 4 pietre? Della parrocchia, sono della parrocchia e tutto quello che c'è dentro è suo. Suo? I sassi sono della parrocchia, la terra è mia. E poi dopo farò un'offerta per l'altare nuovo. E io invece dico che ci devi ancora pensare bene a tutto. Hai la testa corta, ecco quello che hai e non ti c'entra niente. Fra un quarto d'ora quelli sono qui e io vado a scavare il tesoro. Questo penso io. E se succede qualcosa fate il segnale, d'accordo? Va bene. Andate ora.
Non dovevi portare il salame tu? Ah, sì. Bisogna tagliarlo, con un coltello. E allora? Come facciamo? Presto, presto! E dopo? Fatemi posto. Fatemi posto. Non c'entro. Zitto! Eccoli. Luce, fatemi luce. Devo consultare la pianta. Proprio qui. Non mi posso sbagliare. Scavate. Meno male. Non mi sembrano armati. Pronto, pronto, Salvatore Chiamarino. Pronto, pronto, Salvatore Chiamarino. Rispondete. Pronto, pronto, qui Salvatore. Non si sente proprio niente. E di sicuro anche loro non mi sentono. Mi fai provare a me? Che vuoi provare? Non vedi che non funziona? Scommetto che c'è qualche pezzo che... Prova, prova. Pronto, pronto, sono Cucciolo, pronto. Ehi, mi sentite? Pronto. E chi può essere? Pare Tobia, no? No, pare Tobia le chiavi. Pronto, pronto, sono Cucciolo, pronto, rispondete, pronto. Buonasera. Buonasera, signore. Ciao, mamma. Ah, pronto, sei pronto. Qui. Sono Cucciolo. È più di un'ora che lo sto cercando, pronto. Non l'aveva mica detto che veniva alla parrocchia. Meno male che ho incontrato lei. Ma sì, può pronto, sapere pronto. Che cosa stai facendo? Pronto, e perché pronto. Non mi hai avvertita? Ma padre Tobia non c'è. No, è dovuto partire. Noi qui, ecco... Si dovevano fare delle prove con la radio. Uno chiama da qui e gli altri rispondono. Si riceve e si trasmette. Però non funziona, mamma. Eh già, non funziona. Su, sbrigati adesso che papà ti aspetta. E buon per te che non gli ho detto pronto. Niente della tua bravata. Ma presto, lascia stare quella roba. Vai, vai, Cucciolo, posso fare da solo. Grazie davvero, Chris. Di niente, signora. Ciao, Cucciolo. Buonasera. Ciao. Buonasera. Buonasera, signora. Ma ciao. Ciao. Gliel'ho dovuto dire che Cucciolo stava qui, sennò era peggio, ti pare? Hai fatto bene? Ma tu che ci fai qui? Io non ho detto che non dovevi venire. Io ho il permesso della mamma, lo sa che sto qui. E poi non potevo andare a letto. Come si fa a dormire quando succedono cose come queste? Saranno le 10. Chissà cosa succede laggiù. Io, a dire la verità, sto in pensiero. E allora perché non andiamo a vedere? Così possiamo fare anche qualche cosa noi, no? No, bisogna aspettare per la Tobia, sennò chi lo avverte? E poi mica puoi venire. Sei una bambina tu. Cosa vuol dire? Mica ho paura io. Sì che l'hai visti che tipi sono quei due. Io è tutta la sera che ci penso. E se avessero la pistola? La pistola! Eccolo! Eccolo! Il tesoro! È qui! Una cassetta!
proprio come dicevi. Cosa c'è? Il salame, non ho trovato il coltello. Sei matto, torna al tuo posto e dì agli altri di tenersi pronti. È questione di minuti ormai. Visto che sei qui, piglia, via. Su, scendi giù, dammi una mano. Aiutalo, su. Sotto, prendi la sua, non ce l'ha, non ce l'ha. Accidenti, come pesa. Beh, buon segno, no? Aspetta. Lascia fare a me. Che ti dicevo? C'è un tesoro qui. Almeno avessimo fatto a metà. No! È tutto mio! Ora vi pago! Caterina! Caterina! Vengo, vengo! Può sapere cosa volete? Quel tesoro non vi appartiene. Ah no? E perché? È della parrocchia. Occhia. Il convento appartiene alla parrocchia e anche quello che c'è dentro. Senti, moggioso, e anche voi, tutti, se ve ne andate via subito faccio conto che sia stato uno scherzo. Ma se qualcuno prova ad avvicinarsi, finisce all'ospedale, finisce. E via! E roba mia! Che volete voi? Toto, Toto! Appartieni alla parrocchia. Occhio. O ce lo consegnate o ce lo prendiamo. Andiamo. Forza, sei coraggio. Attenti, che finisce male, ragazzi. Fermatevi. Hai trovato degli amici molto generosi, Toto. Danno un tesoro come quello per un milione. Io non volevo, padre, gliel'ho detto. Ne hai fatto bene, perché puoi starne certa, quelle monete sono di piombo o di lato, che so io. Un tesoro che hanno sepolto loro per truffarti un milione. È oro! Sì. Oro! Sì. La moneta che ti hanno fatto vedere, certo. Ma quella soltanto. Piombo dorato. Non vale niente. È solo una truffa. Attenti, ragazzi! No! No! Indietro, indietro, ragazzi! Via! Attenzione! Via! C'è il tesoro! Il tesoro! Quello vero! C'è il tesoro! Il tesoro! Oh. Proprio così, ragazzi! Il tesoro! Per poco o molto che ce ne possa venire, è tornata la luce al momento più opportuno. La provvidenza a volte viene anche al seguito di due truffatori. Tocca a te, Toto, decidere per loro. Cosa vuoi fare? Li denunci? A me non me ne importa niente. Meglio così. Dovresti raccontare troppe cose ai carabinieri. Tu e il tuo degno compare, prendete quella cassetta e gettatela nel fiume. Così non vi servirà più. Ah, accompagnali, e anche tu, Rino. E porta con te i ragazzi. Vengo anch'io. No, tu resti qui. Ma io lo so dove è il fiume. Col buio mica è facile trovare. Capirai com'è difficile. Avanti voi. Avanti a petto. Diritti al fiume. E senti, Salvatore, corri in parrocchia e telefona all'avvocato De Luca, Mario De Luca. Troverai l'elenco, sull'elenco il numero. Va bene, ho capito. Mario De Luca. Digli che ho bisogno di lui e che venga qui al più presto possibile. Io ho bisogno di lui. Se non ci dà un consiglio, io non so che fare. Vado, vado. Una cassetta piena di piombo dorato. Si invecchia, Toto. Una volta eri tu che vendevi il latte annacquato. Io! È vero! Tu. E la mettevi anche nel vino, l'acqua, e tanto hai il fiume vicino. Lei è andata a letto ora e cercate di mettere giudizio.
Ma che succede laggiù? Niente, padre. Il bacino si è caduto nel fiume. Però abbiamo ripescato. Te l'avevo detto io che bisognava sapere la strada. Siete divertiti? Sì? E allora arrivederci alla prossima settimana. Ciao!